Oggi si parla di Natale, stranamente. Benvenuti in questo primo appuntamento con Cartoon Joe per il mese di dicembre. Come state? Spero tutto bene. Oggi, ovviamente, come vi ho anticipato e come avrete già capito dal titolo, parliamo di cartoni natalizi o dal sapore natalizio che mi ricordano il Natale. Insomma, ve ne consiglio davvero per tutti i gusti. Poi ditemi qual è il vostro preferito qua sotto nei commenti. Primo cartone che vi nomino è un po' di nicchia, ma in particolare vorrei nominarvi un corto all'interno di questo cartone. Il lungometraggio in questione è I Tre Caballeros, un cartone molto old school della Disney, che ha all'interno però un cortometraggio molto carino di una fiabetta messicana, una leggenda messicana sul Natale, dove appunto si parla di questi bambini che vanno di casa in casa, praticamente vanno a cercare riparo per la notte, insomma, praticamente è una specie di rievocazione del mito della natività, appunto, religioso con i bambini. È una cosa che fanno proprio, che è di tradizione tra i bambini del Messico, appunto. Quindi è una cosa che mi è piaciuta molto e ha il sapore molto natalizio, ma soprattutto lo trovo molto originale in questo elenco. Il secondo cartone che vi vado a nominare è Lilli e il Vagabondo. Lilli e il Vagabondo parte a Natale, parte Lilli stessa è un regalo di Natale. In più, in generale, ci sono queste atmosfere invernali che a me piacciono veramente tanto. In più punti del cartone c'è questo senso di famiglia, questo senso di famiglia che si ritrova durante le feste. È un cartone che secondo me è molto bello da vedere a Natale, anche perché inizia e si conclude proprio nel giorno di Natale. Quindi, terzo cartone, un po' sulla linea di Lilli e il Vagabondo che vi nomino per questo elenco, è La Carica dei 101, sempre della Disney, famosissimo cartone, che ha anche lì un profondissimo senso di famiglia, che è uno dei valori cardine della festa del Natale, e soprattutto si conclude appunto nel giorno di Natale. In metà del cartone siamo nel periodo invernale, oltretutto, quindi fa anche molto freddo, cioè ti trasmette questo senso di freddo e alla fine di conseguenza questo senso di calore ritrovato nel momento in cui si conclude la vicenda nella maniera più lieta, ecco. Quindi un cartone che secondo me è molto bello da vedere a Natale. Numero 4, non mi dilungherò in grandi spiegazioni, La Bella e la Bestia è un magico Natale, alias il sequel, prequel, midquel della Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia stesso in generale ha delle atmosfere natalizie, però sono molto molto velate. Invece, ovviamente, La Bella e la Bestia è un magico Natale è tutto incentrato sul Natale, quindi ripeto, non mi dilungherò in grandi spiegazioni, a me come sequel è piaciuto abbastanza, sequel, prequel, midquel. Un po' questo dubbio se guardare questo film d'animazione nel periodo di Natale o nel periodo di Halloween. Avete già capito di cosa sto parlando. Nightmare Before Christmas di Tim Burton è veramente uno dei cartoni che preferisco tra tutti. Che dire, è sicuramente molto creepy da vedere a Natale, ma il senso del Natale traspare alla perfezione. In più, metà delle tematiche sono tutte a tema natalizio, quindi ci sta veramente benissimo secondo me in questo elenco, da vedere secondo me in entrambi i periodi, sia ad Halloween che a Natale. Film bellissimo, ve l'ho già portato sul canale poco tempo fa, tra l'altro, forse un paio di mesi fa al massimo, Le Cinque Leggende. È un film relativamente recente che parla appunto dei personaggi tradizionali delle varie feste, tra cui anche Babbo Natale. È molto ampio come senso del Natale, secondo me, però è tutto ambientato nel periodo invernale, periodo natalizio, e oltretutto Babbo Natale funge un po' da leader, diciamo, di questa cricca di personaggi. E quindi, secondo me, è molto bello da vedere a Natale, ma soprattutto molto bello come film in generale, quindi se non l'avete mai visto andatelo a vedere. Un altro film molto carino che mi è piaciuto particolarmente è A Christmas Carol, anche questo è un film relativamente recente che rivede un po' la storia del canto di Natale di Charles Dickens. La versione che intendo io è quella che ha come protagonista Jim Carrey, quindi la versione animata appunto di questo attore che adoro. Mi è piaciuta molto perché ha sia dei toni humor sia dei toni un po' drammatici. E soprattutto è molto attinente secondo me rispetto al romanzo, quindi da vedere se non l'avete ancora visto. Nota dolente ma dovuta, perché è uno dei film che ho visto nel periodo natalizio quando ero piccola e a tuttora, se lo guardo, per quanto la tecnica d'animazione e la storia in sé siano un po' cringine, però non posso che nominarvi Barbie e lo schiaccianoci. Barbie e lo schiaccianoci è stato il primo film di Barbie, mi è piaciuto sempre tantissimo, soprattutto perché c'è questa velata tematica sulla danza.
danza che mi ha un po' fuorviato, ma in generale è molto bella come storia. Io non posso non nominarvelo perché veramente fa parte della mia tradizione natalizia, dato che negli anni a seguire dall'uscita di questo cartone, poi tutti i Natali lo dovevo vedere almeno una volta, ce l'avevo in videocassetta. Un film assolutamente di nicchia, sempre di Enzo Dalò mi sembra, come anche Momo, di cui vi ho già parlato facendo la recensione del libro un anno fa oramai, è La Freccia Azzurra, un cartone che dovrei rivedere perché non lo vedo da veramente un sacco di tempo, che è più incentrato, penso, sulla festa della Befana che non sul Natale in sé. Questo cartone mi ricordo che la prima volta l'ho visto insieme a mia cugina. Mia cugina ce l'aveva in videocassetta oppure l'aveva trovato in televisione, ce lo siamo visto e mi era piaciuto molto come tipo di cartone, come senso, come storia. L'ho trovato molto originale, non è la classica storia che potete rivedere in altri film, è proprio originale, carina. Non mi ricordo se è tratta da qualche fiaba, da qualche libro per bambini, ma comunque molto 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 carina, quindi da vedere. Cartone che vi ho nominato veramente pochissimo tempo fa, a novembre, ultimo cartungio di novembre se non mi sbaglio, Polar Express, un film d'animazione molto bello, dai sapori anche molto drammatici a tratti, colonna sonora pazzesca, mi piace tantissimo. Sono diventate le canzoni di Polar Express delle canzoni natalizie vere e proprie, quindi ecco, non possiamo non nominare questo cartone in questo elenco perché il tema del Natale è decisamente centrale. In più abbiamo questo Tom Hanks che, vabbè, insomma, spaziale rispetto a tutti gli altri personaggi, è proprio il personaggio cardine di questo cartone animato. Il film d'animazione natalizio più recente che ho visto, l'ho visto l'anno scorso, è uscito su Netflix, Klaus, i segreti del Natale, molto bello, l'ho adorato. Tra l'altro ha una tecnica veramente originalissima, credo a metà tra lo stop motion, il 3D e il 2D, insomma, è un mixone che però produce appunto qualcosa di veramente originale e bello. Tutto parte da un postino, vi dico solo questo, cioè il protagonista è un postino. Quindi bellissimo, bellissima anche l'introduzione del personaggio di Santa Claus, appunto di Babbo Natale, è un po' una sorta di leggenda alternativa su come sia nato il personaggio di Babbo Natale. L'ho trovato veramente super originale, super bello e da vedere. Sicuramente nel periodo natalizio lo troverete ancora su Netflix. Numero 12, Il canto di Natale di Topolino. Questo lo trovi sempre, sempre, sempre sul palinsesto TV di dicembre, perché è proprio tradizione. È vecchissimo questo cartone, cioè questo film d'animazione che non è un film lunghissimo, in realtà è più un corto, però molto bello, lo conosco a memoria perché tutte le volte mi dico ma sì, ma cosa lo guardi a fare, lo sai a memoria, e poi mi ritrovo lì a guardarlo nel periodo natalizio, quindi molto bello, mi è sempre piaciuto tanto. Da piccola non avevo neanche tanto la possibilità di vederlo per intero, infatti io mi ricordo che da piccola ce l'avevo in cassetta registrato, quindi piratato, aiuto, dal momento mi sembra quasi addirittura da metà a corto, quindi io la prima parte praticamente non me la ricordo e ogni volta appunto mi stupisco nel rivederla perché è come se fosse ogni volta una novità. Ma in ogni modo è sempre Il canto di Natale di Dickens, solo in versione disneyana, quindi con i personaggi di Topolino, Paperino, Pippo, Zio Paperone che fa Scrooge, quindi che altro dire, guardatelo. Ultimo ma non meno importante, anche se tra tutti questi che vi ho elencato è quello che ho preferito di meno, è il cartone animato del Grinch, uscito pochissimi anni fa, che appunto ricalca il film con Jim Carrey, il film storico con Jim Carrey, che è il mio film di Natale preferito. Allora, non c'è assolutamente, a mio parere, paragone con il film originale, perché è una storia appunto trasposta in cartone animato che va bene per i bambini, appunto i bambini che magari non sono molto attratti dal film del Grinch possono tranquillamente godersi la visione del Grinch animata, ma a me non è piaciuta. Io che sono cresciuta con il film del Grinch non l'ho apprezzata per niente. Ad ogni modo non posso non nominarla, non vi potevo nominare il film del Grinch, vi nomino il cartone animato appunto in questo elenco. Vi ho ricordato qualche perla che vi siete persi e che avete subito voglia di andarvi a rivedere?
Mi sono dimenticata di qualche cartone del vostro cuore del periodo natalizio? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo elenco di film natalizi d'animazione possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti e i loro bambini, ovviamente, condividete questo video su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma sia unico, fantastico, ma soprattutto ben fatto, cliccate sul tasto iscriviti e ovviamente anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per questo avvento di Gio, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao!